Lui è uno di quelli che non ci mettono solo i piedi, ma soprattutto la faccia. La carriera di Ivan Ramiro Cordova è tutta scritta lì, su quel volto serio, apparentemente triste ma orgoglioso, con gli occhi grandi da cerbiatto quando ride, e nel suo cuore. Perché tutto parte da lì, da quel coraggio che mette in campo quando corre, contrasta, chiude i buchi aperti dagli altri. Quella corsa decisa, che fa prevalere la sostanza sull'estetica, la concretezza sull'apparenza. Quei 100 metri corsi in poco più di 11 secondi sono la corsa di un giovane ragazzo che è nato a Medellin, nel cuore della Colombia, nel 1976, quando la città faceva registrare il più alto tasso di violenza di tutto il paese e dove un ragazzo faceva fatica ad emergere senza il rischio di scivolare. Ma la speranza di diventare un calciatore professionista ce l'ha avuta fin da bambino Cordoba e l'ha trasformata in azioni, opere umanitarie. Come nel caso dell'Esperanza, la nave che dal 2005 porta cure nelle aree più povere e abbandonate dei villaggi colombiani, che nasce da quei sogni coltivati da bambino in posti dove anche sognare può essere a volte un privilegio. O come Colombia Te Quiere Ver, che è una fondazione sì, ma è molto di più, perché è la ragione ultima di un percorso personale in cui restituire una parte di quello che la vita ti ha dato e il senso vero di quello che sei diventato. E Cordoba è uno di quelli che ce l'ha fatta, perché quando passi dal Deportivo Rionegro a Nacional de Medellín e arrivi in Italia passando per il San Lorenzo e rimani a grandi livelli per oltre 10 anni, allora qualcosa di importante devi averlo fatto veramente. Le oltre 400 partite con la maglia dell'Inter impreziosiscono il curriculum di un calciatore che rifiutò il Real Madrid per arrivare all'Inter. D'altronde, quando la segnalazione arriva da Angelillo, fai fatica a non immaginarti con la maglia sulle spalle di una società al cui vertice c'è uno che di cognome fa Moratti. Con l'Inter ha sofferto, perso prima e vinto poi, passando dalla depressione all'esaltazione per un ciclo vincente che lui per primo festeggiò con quella Coppa Italia alzata al cielo nel giugno del 2005 al posto di Zanetti, impegnato in Coppa America. Un segno del destino, perché le prime volte passano spesso per le mani e per i piedi di Ivan Cordoba. Era successo con l'Inter nell'estate di 5 anni fa, è successo con la nazionale colombiana nell'estate del 2001, quando da capitano realizzò il gol decisivo nella finale di Coppa America con il Messico. Un successo storico per una nazionale e un paese che trasformò in eroe nazionale un calciatore che aveva contribuito ad elevare la Colombia sul tetto d'America, il tetto sportivo, quello pulito del calcio, non quello sporco del narcotraffico. Un successo che era anche un modo per provare a dimenticare la tragedia di Andrés Escobar, calciatore della nazionale colombiana ucciso il 2 luglio del 1994, di cui proprio Ivan Cordoba avrebbe ereditato in seguito in nazionale la maglia numero 2. Il modo giusto per mettersi alle spalle una storia bruttissima e testimoniare sulle spalle del capitano che la Colombia può essere anche altro. A questo Cordoba ha sempre tenuto, come ha sempre tenuto a dare il segnale giusto, equilibrato, quello che va al di là della facciata. Il calcio per lui è sacrificio, come quando 2 anni fa ha dovuto lottare per 6 mesi per recuperare dalla rottura al crociato del ginocchio sinistro dopo una notte da gladiatore ad Anfield. Il calcio per lui è divertimento e amicizia, come quella con Javier Zanetti, il compagno fraterno della prima ora, con cui condividere tutto, dentro e fuori dal campo. Il calcio per Cordoba è riconoscenza, sacrificio, impegno, e il sogno non è vincere la Champions League o un mondiale, quello è di tutti, ma costruire un grande ospedale moderno di aiuto e solidarietà su una collina che si affacci sulla baia di Cartagena, la cartolina pulita di un paese, quasi l'essenza di una missione che Ivan Cordoba insegue ogni giorno semplicemente divertendosi a giocare a pallone. Allora Ivan, 400 partite con la maglia dell'Inter, io credo che basterebbe solo questo numero per identificarti come signore del calcio, non so se sei d'accordo. No, grazie, no, grazie a voi per questo, ma io credo che uno sempre, a volte non si rende conto di, o non fa i calcoli. Io ho mio papà che ogni tanto mi dice: Ivan, guarda che sei andata a questa partita, ti mancano tante per arrivare a quella cifra. Però io non faccio mai calcoli, no, non ci penso neanche, solo lui mi dice quando sono vicino a un traguardo importante, come è successo adesso. Beh, hai proprio tracciato la linea di confine tra quando l'Inter non vinceva, e poi abbiamo scoperto anche perché, l'Inter che ha iniziato a vincere, perché il primo trofeo, diciamo, del ciclo
l'hai sollevato tu. Sì, sì, ho avuto quella fortuna in un momento che sicuramente è dispiaciuto per il nostro capitano, per Javier, che doveva andare con la nazionale. E da lì, come hai detto, è cominciata questa striscia di trofei. E sono stato molto orgoglioso di avere quella possibilità, però facevo molta forza per che non fosse l'ultimo, perché pensavo a Zanetti, che doveva alzare altrettante, no? E quindi perché lui se lo meritava più di me, quindi credo che dopo è stato giusto che è tornato e ha fatto quello che doveva fare. Avevamo un grandissimo rapporto fin dall'inizio, abbiamo fatto subito amicizia, un ragazzo splendido, così come Maria, sua splendida moglie, e credo che è arrivato qui a Milano, mi vedo un po' spaesato perché non conosceva bene la lingua, la città, e subito l'ho preso e abbiamo girato insieme per farle conoscere questa realtà. Non è facile per uno che arriva dal Sud America, perché di là siamo completamente diversi. Qui si arriva a una grandissima città come Milano, a un grandissimo club come l'Inter, e subito una grande responsabilità, per quello uno deve essere molto preparato. Ivan, credo come calciatore, credo che è un grandissimo difensore, velocissimo, difficile nell'uno contro uno, difficile passarlo. E come uomo io le voglio bene come un fratello, perché è un ragazzo sempre disponibile, sempre con la parola giusta nel momento che serve, e per un esploratorio come il nostro credo che questo sia molto importante. In Colombia lui è un idolo per tutti i giovani che amiamo il sport. Porque es un ejemplo donde seguir como central. Había cabeceado Aguirre, se llegaba Tuccio. Córdoba, gol. Y el caso mórbido de Figo, con Fritz Sarrentes. Córdoba.